Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Bud Spencer, vero nome Carlo Pedersoli, è nato a Napoli il 31 ottobre 1929 ed è morto a Roma il 27 giugno 2016 all'età di 87 anni. È stato un attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano. L'attore si è spento nella sua casa romana, circondato dai suoi familiari, a causa di serie complicazioni derivate da una caduta in casa. Il giorno della sua morte è avvenuto un fatto inspiegabile che ancora oggi sembra assurdo. Questo strano evento ha infatti coinvolto Terence, il suo più grande amico. A testimoniare questa strana coincidenza è stato proprio lui. Terence Hill, come riferisce Urban Post, si trovava in Almeria in quel tragico momento in cui l'amico Carlo esalava l'ultimo respiro. Ecco cosa ha raccontato. Quando lui è morto, mi trovavo nello stesso identico posto dove ci siamo incontrati la prima volta. Dopo il dispiacere e il dolore è arrivata una grande calma, perché ho capito che niente succede per caso. Ha concluso Terence Hill. Forse per noi è solo una strana coincidenza, ma come dice il suo amico, niente succede per caso. Sulla morte di Bud Spencer circolavano varie teorie, ma il figlio Giuseppe Pedersoli ha smentito le voci di una malattia del padre, spiegando: «Mio padre stava bene, aveva fatto una brutta caduta ed era stato ricoverato in ospedale. Tornato a casa si è aggravato», ha spiegato ai microfoni di Fanpage. È stato il primogenito di Bud Spencer a rivelare le ultime parole del padre. «Papà è volato via serenamente alle 18:15. Non ha sofferto, la sua ultima parola è stata grazie». L'attore napoletano è sepolto nel cimitero del Verano, a Monte Portonaccio. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.